Grazie professore, l'ascoltiamo con interesse. A dire il vero sono io che vi ringrazio, sono io che vi ringrazio per la pazienza di ascoltare ogni volta qualcosa che mi fa piacere di condividere con voi. Sapete, diciamo, il piano del lavoro in ambito universitario ha sempre la grande difficoltà di trovare dei contesti di applicazione e questo, come dire, stabilisce la precisa distanza tra uno studioso e un esperto. Uno studioso studia delle cose, un esperto ne ha esperienza, e se gli studiosi non hanno la possibilità di entrare in contatto con gli esperti, il loro come dire, contributo di ricerca diventa sterile, e io spero che in qualche modo questo non sia il destino a cui sono condannato, e quindi vi ringrazio per darmi l'opportunità di vivere un confronto con gli esperti che nella realtà siete voi. L'altra cosa per cui sono grato è che credo di essere invitato in alcuni casi a queste conferenze sul tema dell'invecchiamento attivo per la mia romanità, perché in realtà i più grandi esperti del mondo, i primi contributi seri, sensati sull'invecchiamento attivo vengono dagli antichi romani, cioè non è un tema recente. Il concetto di ozium, che diciamo nella declinazione comune diventa il padre dei vizi, il concetto di ozium, come vi dicevo, che nel lessico comune diventa il padre dei vizi, nel Mos Maiorum era tutta un'altra cosa. Era quel sistema generale di diritti che conquistavano i cittadini che si erano distinti, diciamo, sfortunatamente si distinguevano prevalentemente in azioni belliche, ma questo lo lasciamo al lato, che si erano distinti, di un invecchiamento in cui eri svincolato dai doveri civici, ma continuavi a partecipare alla vita civica in modo attivo, con particolare riferimento agli spazi delle politiche che anche l'antica Roma aveva, attive dal punto di vista fisico. Per cui diciamo, non entriamo in una dinamica in cui stiamo parlando di cose come dire, che dal punto di vista delle politiche sono recenti, eppure dal punto di vista delle scienze sono recenti. Sì, grazie. Allora, sposto. Grazie molte, Massimo. Perché se andate a vedere il primo momento in cui qualcuno ha pubblicato un articolo scientifico sugli effetti dell'attività motoria sulla salute, la data è recentissima, 1953. Un signore che si chiamava Jerry Morris, alla London School of Hygiene and Tropical Medicine, pubblica un articolo dove dimostra che fare attività motoria è importante e fa bene. Il 1953, per intenderci, è lo stesso anno in cui Watson e Crick pubblicano la struttura del DNA, ok? Quindi diciamo, siamo veramente dentro una dimensione recente di scienza. E peraltro è interessante il modo con cui Morris arriva alla sua scoperta. Arriva alla sua scoperta contando passi, perché lui conta sostanzialmente i passi dei postini rispetto ai passi degli impiegati postali e stabilisce che c'è una grande differenza in termini di passi fatti e di salute dei postini rispetto agli impiegati postali. Ci siete? Per cui diciamo, con un metodo anche che oggi chiameremmo di ricerca sul campo. Anche Watson e Crick sono famosi per il modo con cui arrivano alla loro scoperta, sono famosi per il fatto che in realtà la rubano a quella signora lì che si chiama Rosalind Franklin, che era che in realtà la prima persona che aveva davvero fotografato, foto è una parola imprecisa ma me la perdonerete, l'elica del DNA, e loro con un'azione molto tipica, io faccio l'universitario, molto tipica delle baronie universitarie, diciamo, spostano il piano di chi va alla fama e agli onori della cronaca. Però se certamente andate a vedere gli esiti della scoperta di Watson e Crick, sapete che diciamo, da essa derivano l'esplosione della biologia molecolare, l'esplosione dell'ingegneria genetica,
D'Ulbecco entra dentro il novero dei premi Nobel con un progetto di mappatura dell'intero codice genetico degli esseri umani, si sviluppano terapie geniche, cellulari, tissutali, c'è il grande sviluppo della medicina basata sulle staminali, e quindi abbiamo, grazie a quella scoperta, la possibilità di ricostruire e rigenerare tessuti di pazienti in vita, e cambia la storia della medicina. 1953, pubblicazione di Watson e Crick, cambia la storia della medicina e la vita delle persone. Beh, forse la scoperta di Morris cambia un po' la storia di alcune politiche, però se andiamo a vedere quanto cambia la vita delle persone, scopriamo che in qualche modo ci sono stati alcuni miglioramenti. Peraltro, come giustamente veniva ricordato, in una maniera un po', come dicono quelli bravi, geopardais, la macchia di leopardo. Però rimane che più di un terzo delle persone tuttora in questo paese dichiara di non praticare, di essere sostanzialmente sedentario. Questo terzo delle persone tra le varie sperequazioni che possono essere citate, c'è anche una sperequazione di genere, perché è maggiore nelle donne piuttosto che negli uomini, e questo è vero in tutte le fasce del ciclo di vita, con un elemento che però va messo chiaramente in considerazione dal punto di vista della salute pubblica, ed è questo: la inattività dei bambini determina delle predizioni di elementi che poi successivamente si associano a spesa sanitaria. Non parlo del valore economico della spesa sanitaria, ma del valore umano, sociale della spesa sanitaria, perché quella spesa vuol dire dolore, per intenderci. Quindi spesa sanitaria si traduce in dolore, la inattività dei bambini si traduce in una previsione di dolore, l'inattività degli anziani si traduce in immediato dolore, quindi questo da spesa sanitaria e dolore. Quindi questo fa una certa differenza e fa anche una specifica attenzione sul tema, che si associa ovviamente a un percorso demografico che sposta il quadro della nostra attenzione sulla popolazione prevalente, che come sapete non ha meno di 14 anni ma ha più di 65 anni. Siccome sono state provate molte politiche e molte azioni e sostanzialmente dal 53 non è cambiato moltissimo, è cambiato qualcosa ma non moltissimo, e peraltro ciò che cambia più nell'organizzazione complessiva dei comportamenti sociali durante il ciclo di vita che come risposta specifica a qualche azione politica, è più un effetto del cambiamento generale della vita e degli stili di vita piuttosto che l'esito di un atto sociale o sanitario o sociosanitario o politico a qualche tipo di livello, allora abbiamo bisogno di andare a vedere che cosa si sta facendo adesso per rimodificare il tipo di situazione. Secondo me, se guardiamo a queste prospettive, guardiamo a due livelli importanti di proposta trasformativa. Cosa sta cambiando? Cosa si sta affermando? Secondo me se ne stanno, uso secondo me tutte le volte che non porto un dato, quando c'è il dato c'è il dato, quando non c'è il dato è secondo qualcuno, secondo me, quindi oggetto di discussione, la grande differenza a cui oggi assistiamo nella proposta guarda a due versanti. Un primo versante ha a che vedere con delle linee, anche linee guida per certi versi, che spingono verso la presenza di un cambiamento nell'approccio sanitario all'attività fisico-sportiva che contempla la possibilità di guardare la prescrizione, da una parte. Dall'altra parte, la seconda linea, di nuovo altrettanto pervasiva all'interno delle dimensione della vita di ciascuno di noi, fa riferimento all'esistenza di una serie di opportunità derivate dalle nuove tecnologie. E quindi io la prima cosa che vorrei fare in questa discussione è andare a guardare un po'
alle prospettive che sono derivate, determinate. Io però sono veramente molto vicino, più vicino di così, riesco, lo ingoio, provo ad ingoiarlo sperando che di digerirlo per il, nel modo, diciamo, in un modo accettabile. Provo dunque a declinare nel primo pezzo di questa discussione gli elementi che in qualche modo si affermano alla luce delle prospettive legate alla prescrizione e legate alle nuove tecnologie. Ok? Questa è la prima cosa che vorrei fare con voi. Insomma, da Galeno e Ippocrate all'attuale sistema del rapporto con il medico di base e i sistemi, come dire, con cui il cittadino ha a che vedere con la medicina di prossimità, ce n'è passata di acqua sotto i ponti. Alcuna parte di quest'acqua è certamente, maggioritariamente, in una maniera schiacciante, positiva, ok? Certamente alcuni tipi di elementi sono anche complessi, complicati, per esempio, diciamo, il rapporto tra il cittadino e il medico di base, ancora una volta dati alla mano, è un rapporto sempre più piccolo nella struttura del tempo, il tempo dedicato è sempre di meno, il rapporto è sempre meno un rapporto di confidenza e prossimità anche umana, sempre di più un rapporto che in qualche modo ha a che vedere con una funzione di servizio di un presidio di salute pubblica, che però, diciamo, non è vissuto come era vissuto ai tempi di mia nonna, quando per l'appunto succedevano tutta una serie di cose, tipo che a Natale c'erano tutti i cittadini di una struttura che invitavano il medico di base a pranzo poco prima o a cena, e quello poverino doveva scegliere quale dei suoi diversi assistiti accontentare per quel Natale. Ma insomma, c'era davvero un rapporto molto diretto che in questo momento è più difficile da perseguire nella maggior parte delle strutture del paese. La distanza è diventata una cifra importante. Molto spesso l'arrivo della prescrizione, della famosa ricetta, passa per mezzi non convenzionali, il passaggio attraverso mezzi di distanza. Il rapporto molto spesso è mediato da una segreteria che dice che cosa ti serve, e tutto ciò che può passare per un mancato contatto passa per l'appunto per un mancato contatto. In questo sistema di cambiamenti, diciamo, si affermano, vi parlavo di linee guida, si affermano dei modelli intesi come best practice in funzione del nostro oggetto di discussione, per esempio dell'attività fisica. E il modello svedese di rapporto con la pratica sportiva viene scelto dall'Unione Europea per essere implementato in vari stati membri dell'Unione attraverso un progetto a cui anche questa regione ha aderito e partecipato, che per l'appunto il progetto che si chiama EUPAP, con un acronimo che vuol dire European Physical Activity on Prescription Model, ok? Per cui, diciamo, in realtà è European, ma passa per un modello improntato a un'esperienza specifica che è quella svedese. È un progetto, per l'appunto si svolge un progetto triennale in cui partecipano vari paesi per andare a vedere se questo tipo di modello funziona. E il modello ha alcune caratteristiche molto precise. Il modello è definito un modello unico, ok? Perché effettivamente ha caratteristiche uniche che rientrano complessivamente nel suggerimento come best practice dell'Unione Europea, ok? E il modello dice: guardate che questa cosa è un gioco di interazioni fra cinque diverse componenti. Prima componente, un counseling individualizzato e centrato sulla persona. Questo è il punto fondamentale del modello, è il centro del modello. Prendi una persona, mettila al centro di un percorso individualizzato di counseling in cui capisci bene qual è il tipo di sistema, poi a quel punto lavora su quattro componenti di fondo: una prescrizione scritta, ok? Un lavoro per testimoniare
per rendere noti, per non poter nemmeno sospettare non siano chiari gli effetti evidence-based, quindi i dati sulle evidenze che pongono le ragioni per la raccomandazione dell'attività fisica, costruisci un modello di supporto basato su una rete di comunità, tanto che il modello svedese, diciamo, ha una caratteristica forte, che è quello del cosiddetto home surrounding, cioè il contesto dove le persone, quelle persone su cui si è centrato il counseling individualizzato, vengono sì spinte alla raccomandazione verso l'attività fisica, ma vengono spinte verso una raccomandazione per l'attività fisica in contesti di quartiere, sostanzialmente, dentro uno spazio estremamente limitato e collocato nella rete di comunità, e lavora tanto sul follow-up. Cioè, non ti limitare a dare quel pezzo di carta, ma diciamo, una volta che hai fatto quella operazione di counseling identificato sulla persona, quel pezzo di carta diventa la rete con cui andare a misurare ciò che succede da quel momento in poi. È il benchmark, ok? Non è la prescrizione, è il benchmark. Questo tipo di elemento, come dire, richiede sostanzialmente 5 azioni di dominio. Quindi, da una parte, il lavoro con l'individuo deve acquisire senso per l'individuo. Quindi le persone debbono capire in quel counseling individualizzato i benefici e gli scopi di quell'intervento. Il secondo è una partecipazione cognitiva, ma anche complessiva. Cioè il lavoro di relazione che si svolge porta a sostenere l'individuo dentro il suo contesto, tanto da far percepire a quell'individuo che lui agisce dentro una comunità di intenti e dentro una comunità di pratiche. Terzo, diciamo, costruisci un'operazione fattibile. Ricordati che sei dentro una logica del difficile, non una logica dell'impossibile, sei nel piano del possibile, diciamo, per cui costruisci un'analisi del lavoro operativo che quello deve fare per entrare, per aderire all'attività fisica prescritta, capendo che quella non è un'operazione banale per quell'individuo. E infine misura con precisione quello che viene fatto, accertandoti che lui abbia capito il senso dell'intervento e il modo con cui questo intervento agisce su una logica di sistema. Dunque, un'operazione complessa, è questa l'unicità del modello svedese, non la semplice passaggio da un consiglio a una prescrizione. Siccome questo modello agisce da 20 anni, quando si parla per l'appunto di attività sanitaria in un contesto scientifico, per l'appunto si segue la linea di Morris, si misurano i passi, ok? Si misurano i passi dei postini rispetto a quello degli impiegati postali e si vanno a vedere gli esiti delle ricerche. E su questa dinamica del modello svedese sono stati pubblicati moltissimi articoli. E quando si cominciano a pubblicare molti articoli, poi alla fine si pubblicano delle rassegne della letteratura che, diciamo, gli espertoni chiamano meta-analisi, ovvero delle rassegne quantitative in cui, invece di fare l'analisi di un lavoro, faccio l'analisi della media dei lavori per cercare di capire che cosa è successo in media. Okay? Sono state pubblicate non solo una meta-analisi, ma numerose meta-analisi sul modello svedese. Quella che vi porto qui è semplicemente la prima di tante, pubblicata addirittura nel 2006, 15 anni fa, 18 anni fa, e ce ne sono altre, e tutte portano sostanzialmente a dire la stessa cosa. Questo è un pezzo di una conclusione di una di queste meta-analisi, per cui copia e incolla, non ci ho messo niente di mio. E dice, attenzione, l'exercise on prescription, ok, quindi la prescrizione dell'attività fisica, ha un effetto positivo moderato in circa il 10% dei casi, e l'aumento medio in questo 10% dei casi della VO2 massima è di circa il 5-10%. Quindi attenzione,
se pensate che, come dire, ci sia di nuovo un sistema che risolve il problema, siamo tutti quanti lontani. Il 5% di modifica di un effetto è quello che gli epistemologi dicono essere l'effetto medio di qualsiasi elemento trasformativo. Per cui va bene, però non risolve, ok? Perché gli effetti trasformativi si ottengono mettendo insieme cose e cose e cose e cose. E questo 5% è certamente una buona cosa se viene presa come tale. Se viene presa come la totalità è un problema. Secondo elemento, è evidente che quel 10%, cioè fare parte o non fare parte di quel 10%, dipende dal ruolo della relazione in questa dinamica di quel centro nodale della vicenda, ovvero il counseling individuale centrato sul paziente, che tipicamente nel modello svedese è un ruolo attribuito al general practitioner, al medico di base, ok? Diciamo, il primo tipo di elemento è occhio, perché quello non deve soltanto capire roba che riguarda lui, ma deve capire anche roba che riguarda l'utente, cliente, paziente, come sempre dicono quelli bravi, ok? Perché per esempio, diciamo, deve costruire un sistema che faccia sentire con forza la desiderabilità di quell'opzione nel cambiamento di vita, la sicurezza in quella opzione nel cambiamento di vita, e tutta un'altra serie di elementi che riguardano, che partono dall'idea, e questa è un'idea pervasiva in questa presentazione, il fatto che a determinare il cambiamento nello stile di vita non è chi lo prescrive, non è chi lo esercita, quindi non è né il medico né l'educatore, ma è la persona che lo mette in atto. Il centro è lì. Ok? Non sono io che faccio la conferenza, non è il medico che lo prescrive, non è l'educatore che lo sostiene, ma è la persona sostenuta da questo corollario di aspetti. E che, se andiamo a guardare quella persona, il tema chiave è un tema motivazionale di quella persona, che assume un valore, come dire, sanitario in un'operazione, come tutte le operazioni che riguardano i comportamenti. Perché questa è la grande differenza fra la scoperta di Morris e la scoperta di Watson e Crick. La scoperta di Morris riguarda un omino che mette in atto dei passi, lui o lei, ok? Non un'operazione che, per quanto articolata, complessa, evolutissima, però, come dire, non ha a che vedere con la volontà dell'individuo. Non solo c'è il modello svedese, naturalmente, ma ci sono molti altri modelli. Pensate, per esempio, il modello inglese è diverso, perché per esempio il modello inglese poggia molto su una distinzione categoriale rispetto alle tipologie dei pazienti o degli obiettivi per cui viene prescritta l'attività fisica. E su questo c'è certamente, come dire, un riconoscimento da parte della letteratura scientifica di una minore funzionalità del modello inglese rispetto a quello svedese o anche a quello olandese, che a sua volta mette al centro i singoli bisogni delle persone, non la loro categoria diagnostica. Ci siete? Per cui bene che sia stato scelto il modello svedese, però attenzione, quando lo scegliamo dobbiamo assumerlo per ciò che è fino in fondo, e non semplicemente sulla componente più semplice che è written prescription. Ok? Quindi sostanzialmente la physical activity on prescription è un'opportunità che determina effetti sull'attività fisica, a patto che venga proposta attraverso un modello consulenziale centrato sulla persona, si associa a un'alleanza forte di comunità locale, ok, capace di promuovere l'attività fisica, sia associata a un sistema chiaro e costante di monitoraggio degli effetti. Quando parliamo di monitoraggi degli effetti, diciamo, siamo già entrati nel secondo pezzo della nostra discussione, cioè la tecnologia. Oggi noi facciamo monitoraggio attraverso tecnologie di praticamente tutto.
quando io ho cominciato a lavorare sugli stili di vita, si usava una roba che, come dire, avrebbe ucciso il più paziente dei chierichetti, che erano i diari. Sì, riportavano sul diario tutte le cose che le persone facevano, ed era una cosa veramente struggente. Oggi per fortuna non c'è bisogno, chiunque di noi abbia uno smartwatch al polso sa esattamente quanti passi ha fatto, qualunque cosa voglia sapere più o meno viene fornito, per cui l'utilizzo di dispositivi indossabili è di uso comune, e ci si è anche fatti delle domande su come funzionano e quali sono i loro effetti. Ancora una volta, in termini generali, la cosa migliore da fare è rivolgere uno sguardo attento alle meta-analisi, per cui se andate a prendere per esempio l'uso dei programmi che fanno riferimento alla riduzione dell'obesità, vedete che il monitoraggio attraverso dispositivi indossabili ha un effetto sull'individuo tanto da determinare dei cambiamenti proprio sull'outcome ponderale. Per esempio, se poi ci spostiamo sul piano degli adulti sani, vedete che i tracker indossabili sono anche associati a un incremento dell'attività fisica, di nuovo in una misura che fa riferimento a quel 4-5% dell'incremento, per cui diciamo di nuovo sono strumenti che rimandano a dimensioni di effetto compatibili con un buon effetto, ma non con la rivoluzione copernicana che porta a dire ok, ho risolto, ti do uno smartwatch e tu hai bello che finito. Occhio al secondo livello, che è quello della durata degli effetti. E questo è vero anche per il modello svedese della Physical Activity on Prescription. Più si allunga il tempo del monitoraggio, più l'effetto si riduce, ok? Per cui a lungo termine la riduzione dell'effetto positivo iniziale è una cosa che tende a misurarsi. Meglio i dispositivi indossabili che gli smartphone, però gli smartphone hanno un vantaggio che ti permettono una cosa aggiuntiva. Per esempio, immaginate che io abbia un sistema di monitoraggio e abbia uno smartphone, ok? All'andamento del monitoraggio, lo smartphone permette a eventualmente sistemi esperti, più o meno guidati dagli individui, di darmi dei feedback, ok? Di inviare dei messaggi che mi portano a dire oh, occhio, stai diminuendo, stai bravo, stai aumentando, eccetera, eccetera. Ci siete? E ancora, se provate a mettere insieme questi tipi di elementi, l'effetto incrementa quando non c'è solo il monitoraggio, ma il monitoraggio più il feedback. Andiamo avanti, perché siamo partiti da dei sistemi che potevano servire come elemento di monitoraggio e passiamo a sistemi che possono in qualche modo immaginare anche degli interventi diretti e delle azioni dirette dentro dei contesti specifici, che ne so, per esempio il contesto domiciliare, in cui per esempio l'attività fisica può essere guidata in un contesto di realtà più o meno immersiva dentro delle dimensioni che si spostano dallo schermo. Avete presente, no? Chiunque vada in palestra oggi e salga su una cyclette ha l'impressione di guardare su uno schermo in cui piglia e si sta facendo il Tour de France, scala il Tourmalet insieme ai campioni del Tour de France mentre la sua bici gira. Questo è un livello fino ai livelli di realtà maggiormente immersiva all'interno di situazioni intermedie, per cui passiamo da un ambiente completamente reale fino a un ambiente completamente virtuale, passando per dei sistemi ibridi che tipicamente fanno riferimento alla realtà aumentata o alla mixed reality. Ecco, abbiamo sistemi
molto diversi che ci permettono di lavorare in ambienti con device non immersivi, completamente immersivi, oppure aumentati. Un device aumentato è per esempio un device che mi permette di guardare gli oggetti che ho, completandoli all'interno di una serie di informazioni e permettendomi di fare una serie di esercizi in cui da una parte uso uno strumento reale nell'uso dell'esercizio, ma ho delle informazioni aggiuntive o degli stimoli aggiuntivi che per esempio mi guidano, mi danno degli elementi di spazio di relazione. Quando si va a vedere di nuovo gli effetti di questo tipo di situazione, è un filo più moderno, poi diciamo nelle tecnologie tutto è moderno per 5 minuti naturalmente, perché 5 minuti dopo è già vetusto, ma questo è un filo più moderno, quindi gli studi sono un po' meno, e infatti si mettono tipicamente insieme gli effetti degli studi con tecnologie in realtà virtuale e in realtà aumentata, dicendo che per l'appunto un altro pezzo intorno al 4-5% di questo tipo di elemento c'è, però per esempio una delle cose che si nota è che, come dire, ci sono persone che sono contentissime di entrare in contesti immersivi e persone che invece li detestano, e quindi diciamo le componenti sulle preferenze e le attitudini personali sono molto forti, e invece questi studi sono prevalentemente, come dire, meccanici, non costruiscono delle grandi distinzioni tra persone, facendo un po' di casino su questo. Il limite principale di questi interventi tecnologici è che, come dire, tipicamente la durata dell'efficacia di questi studi è ancora più breve di quelli rispetto ai dispositivi wearable insieme con gli elementi del telefonino. Ci siete? Per cui effetti sull'immediato un po' più grandi, da distinguere, a lungo termine ancora più piccoli. Qualcuno mette insieme le cose? Sono stati fatti studi di prescrizione e monitoraggio con elementi di ambito di nuove tecnologie, però siccome per l'appunto ne ho trovato uno solo, non ve lo riporto nemmeno, perché la consistenza dell'effetto rimane ad essere troppo ancorata a quel, secondo me, che non rimanda alla base forte del consolidarsi del dato empirico, e quindi diciamo, vi dico semplicemente che c'è una letteratura che si sta sviluppando, ma quanto sia stabile non c'è. Io mi sono permesso con il mio gruppo di lavoro di provare ad andare a vedere un po' per l'appunto quel sistema complessivo di letture di chiavi, quanto tiene conto di quello che ci siamo detti. Cioè, siccome stiamo parlando di un comportamento individuale scelto dalle persone, ok, non obbligabile in nessun modo, allora diciamo fammi andare a vedere come viene utilizzato l'ambito di cornice motivazionale nel proporre quel tipo di esercizio, vedendo sostanzialmente che c'è un serio problema, ovvero gli individui vengono considerati un po' alla stregua della pecora Dolly, cioè come un oggetto successivo alla scoperta di Watson e Crick, perché proprio gli individui sono oggetti di questi studi e non soggetti protagonisti all'interno di un piano complessivo, in particolar modo con anziani. Noi stiamo provando a fare alcune cose, devo dire, per esempio, come dire, una delle domande che secondo me serpeggiata, se ho un minimo di polso della sala, negli occhi di alcune persone mentre parlavo di realtà virtuale è: ma l'uomo è insostituibile. Penso anch'io che il rapporto individuale sia insostituibile, però diciamo il tema della ricerca scientifica è quello di andare a vedere come vanno le cose, per cui abbiamo provato, quello che stiamo provando a fare è costruire un sistema di gruppi in cui c'è un coach reale e un coach virtuale, ok? E il coach reale e il coach virtuale dicono a due gruppi diversi due cose diverse, ok? Per cui quattro incroci, coach reale, coach virtuale, dico robe sensate dal punto di vista dei modelli motivazionali,
oppure do incitazioni standard. Lasciate perdere il tipo di esercizio, sono tipici esercizi per gli anziani, per l'appunto in attività fisica adattata, spero, credo, ben fatti, comunque costruiti secondo di nuovo linee guida. Poi lasciate perdere il modo con cui viene determinato il tipo di situazione, ma guardate bene invece al tipo di modello del feedback che danno il coach reale e il coach virtuale, ok? Perché questa è un po' la chiave della questione. Alcuni stimoli motivazionali vengono forniti, sembrano uguali, ma non lo sono, luce di spazi di ricerca. Per esempio, sii fiducioso nella tua capacità di eseguire esercizi, anche se possono sembrarti sfidanti o difficoltosi. Indipendentemente da quanto ti senti capace, puoi comunque darti dei piccoli obiettivi di movimento, ce li diamo e poi proviamo a raggiungerli. Magari ti serve, diciamo, complicato, ma costruiamo un programma basato sui tempi, sui tuoi, e tenendo quel programma basato sui tuoi tempi andiamo a vedere che cosa succede. Oppure in caso di errore, fa niente se sbagli, sono qui per sostenerti. Prossima volta riuscirei a fare meglio, sto vedendo dei miglioramenti. Penso che questa attività sia molto divertente. È bello vederti fare attività fisica. Queste diverse frasi fanno riferimento a dei sistemi che sono sounded teoricamente, oppure no. Alcuni di questi sono sounded teoricamente, altri no. Ok? Non hanno una base concettuale teorica. Allora, abbiamo messo in bocca agli allenatori virtuali e a quelli reali stimoli sound teoricamente o no, e stiamo cercando di andare a vedere dove sta la differenza. Allenatore reale, stimolo buono, e allenatore virtuale, stimolo buono. Quindi la differenza lo fa lo stimolo, la differenza lo fa l'allenatore reale qualunque cosa dica rispetto allo stimolo, la differenza non lo fa niente, ok? È un pezzo di un progetto PNRR sull'invecchiamento. Sapete che c'è una grande cordata di invecchiamento, l'università di Padova è parte di questa cordata, che si chiama age.it, che dovrebbe portare al termine del lavoro di ricerca fatto da psicologi, da genetisti, da sociologi, da economisti, da una rete di persone, alla costruzione di un grande istituto italiano di invecchiamento, di cui spero possa avere un senso il lavoro. Comunque, di questo se ne parlerà appena vi riporto i dati. È questione di mesi, forse addirittura di settimane. Stiamo finendo. E comunque la letteratura al momento quello che ci dice è che l'intervento non è che cambia in funzione dell'uso o dell'assenza dell'uso della tecnologia in sé, ok? Bensì cambia un po' come il senso complessivo della prescrizione in funzione della capacità di evocare dei meccanismi psicologici, ok? E di dare feedback adeguati nel percorso e nel processo di monitoraggio do a persone a cui un sistema motivazionale era stato innescato inizialmente. Ci siete? Dunque, abbiamo un percorso che va a convergere su due linee. Ho due strumenti potenti, ma strumenti. Uno strumento potente è un'indicazione legata a un modello di rete di collaborazione che passa per una prescrizione. Uno strumento potente è un sistema di collaborazione di sistemi che aiuta il livello generale del monitoraggio che passa per le nuove tecnologie. E però in mezzo, come dire, c'è un signore che di questi strumenti potenti dovrà poter beneficiare in funzione di un sistema proprio di valutazioni motivazionali, di modalità con cui recepisce quella prescrizione, quella tecnologia, in funzione di un percorso che, come tutti i percorsi, diciamo, ha le sue regole. Ok?
il no, perché diciamo mentre per che ne so, l'ezio patogenesi di un percorso di prevenzione della salute, di promozione della salute, di malattia, tutti quanti pretendiamo che ci sia una chiarezza e una linearità molto superiore a quella esistente, perché per l'appunto la medicina sa di essere una disciplina, una prassi basata sulle scienze con dei livelli di incertezza, e quindi, come dire, certe volte lo stesso medico è in difficoltà nei confronti dell'attesa di certezze che il paziente ha da lui, al contrario, quando parliamo dei meccanismi psicologici sembra che è tutta una, come si dice a Roma, una caciara, in cui dipende, la risposta sempre dipende. Guardate che non è dipende. Cioè, ci sono dei meccanismi che sono piuttosto chiari e piuttosto replicabili all'interno di diversi tipi di contesti e di situazioni. Per esempio, come dire, c'è un asse del livello percepito di autodeterminazione, e questo asse del livello percepito autodeterminazione potrebbe essere assente. Voi potreste avere l'anziano Pierino che alla domanda "perché stai qui?" fornisce una risposta, boh, che ne so, me ci hanno mandato, sempre modello romano del, magari in questa sala c'è qualcuno che in questo momento, che sto a fare qui, me ci hanno mandato, non ho la più lontana idea del perché sto qua, e come potete attendervi, il modello successivo del comportamento di Pierino è che alla prima pausa in questa noiosa, diciamo, discussione da parte mia, appena mi giro e non lo vedo, cortesemente per non darmi dolore, il piglia e alla chetichella si allontana, ok? E lo stesso farà da qualsiasi forma di attività fisica prescritta o non prescritta, tecnologizzata o non tecnologizzata, ci siete? E poi magari c'è qualcuno che, tipo Valentino, il signor Valentino, che è lì perché gli ha detto qualcuno, perché qualcuno gli ha detto che farebbe bene a farlo, gli ha fatto una forte pressione, che ne so, i figli sono lì che gli hanno detto a papà, uno stimolo esterno, fuori la moglie o lui è il marito che lo dice alla moglie, c'è qualcuno che dice a qualcun altro mi devi fare questo favore, è importante che tu faccia, ci siete? La regolazione è completamente esterna, poggia sull'elemento di qualcun altro, e non appena questo qualcun altro e avverrà, non appena questo qualcun altro e avverrà, smetterà di esercitare quel controllo, quel sistema di comportamento verrà a decadere. E poi c'è la signora Maria, che, come dire, in qualche modo mette in atto quel tipo di comportamento, perché, come dire, se non lo fa, si sente in colpa. Credo che chiunque abbia un livello di rapporto complessivo con il sistemi degli stili di vita sa, per sua propria percezione, per ricordo di alcuni passaggi della sua esistenza o per conoscenza delle altre persone, che un grande stimolo complessivo è il senso di colpa. In questo caso è come se la signora Maria avesse introiettato, avesse messo nella sua testa quello che a Valentino gli dice sua moglie, per cui, come, siccome ce l'ha nella testa, si sente in colpa se non mette in atto quel tipo di comportamento. E ovviamente, come tutti quanti noi, come tutte le cose sgradevoli, il senso di colpa, come dire, dura finché non riusciamo a farci i conti, a eliminarlo, e poi da quel tipo di attività ci allontaniamo. Ora, voi sapete tutti quanti che, come dire, gli straordinari effetti da Morris in poi dell'attività fisica durano finché si fa, finché c'è attività fisica. Cioè, quella non è una cosa per cui, diciamo, sai, a un certo punto l'attività fisica mi ha guarito, arrivederci e grazie. 3 settimane dopo siamo da capo 12. Quindi, come dire, il drop out, il termine dell'esercizio, è uno spettro della stessa entità del mancato avvicinamento all'esercizio. Ok? E quindi, diciamo, se Maria o Valentino smettono di fare quel tipo di operazione, c'è un problema. Emanuela magari invece è consapevole del fatto che sta mettendo in atto quel tipo di comportamento per ottenere dei benefici su cose per lei importanti, ok?
per esempio continuare a sentirsi bene, continuare a stare in forma, essere in buona salute, e questo, come dire, è certamente un elemento con un effetto motivazionale molto più duraturo di Pierino, Valentino e Maria. Ma ancora una volta, se per caso dovesse avere una risposta altrettanto potente da qualche altra cosa, che ne so, trova un farmaco che sostituisce l'effetto dell'attività fisica, magari nella sua testa, diciamo, quel tipo di situazione viene meno. Differentemente dal signor Leonardo, che fa questa cosa perché gli piace, e quello non è sostituibile. Ci siete? Allora, diciamo, dentro questo tipo di situazione, certo che dipende, ma questi sono schemi standard. Sono persone che in qualche modo rimandano a dei modelli tipici, prototipici, con cui tutti quanti nella nostra pratica, facendo gli psicologi come nel mio caso, facendo i medici o facendo gli educatori all'attività motoria, tipicamente incontriamo. E quindi, diciamo, di nuovo, non è esattamente tutto a caso, ok? Ci sono dei modelli prototipici, così come da quei modelli prototipici tipicamente discendono, se per caso Pierino fino a Leonardo già non stanno facendo attività sportiva, dei sistemi che li spingeranno allo sviluppo di una prima fase rilevante, lo sviluppo di un'intenzione, perché c'è una motivazione che è complessiva e generale, c'è un'intenzione che è programmatica, è un piano, l'intenzione è un piano, intendo fare attività sportiva, attività fisica, attività motoria nei prossimi 3 mesi all'interno di uno spazio di rispetto delle linee guida relativamente al numero dei passi piuttosto che al numero di minuti a intensità moderata, che, ok, è un'intenzione, non è più una motivazione, e passa nel mezzo per una serie di cose. Per esempio, come dire, la parola atteggiamenti, che di nuovo è una parola passepartout, no? Tutti la intendono un po' come gli pare, ebbene, dentro lo spazio complessivo della realtà tecnica, l'atteggiamento è una valutazione soggettiva del rapporto fra i vantaggi e gli svantaggi nel mettere in atto una determinata cosa. Questo è tecnicamente un atteggiamento, perché intorno a qualunque cosa io soggettivamente posso valutare che ci sono una serie di vantaggi e ci sono anche una serie di svantaggi. E stabilisco un balance tra questi due. Cioè il vantaggio che magari soggettivo, il mio balance, quello che io ritengo insindacabile. Io insindacabilmente ritengo che gli effetti sulla salute di questo tipo di comportamento saranno positivi perché, ma ritengo anche che c'è un rischio di sicurezza. Io soggettivamente lo ritengo e tanto basta determinare il mio comportamento. Ci siete? Io soggettivamente ritengo che le persone per me importanti, che sono Tizio, Caio e Sempronio, tu ci sei o forse tu non ci sei tra queste persone, ok? Qualunque sia il tuo ruolo, tu ci sei oppure tu non ci sei tra queste persone, qualunque sia il tuo ruolo. Queste persone per me rilevanti apprezzerebbero il fatto che io mettessi in atto questo comportamento, mia moglie apprezzerebbe. Ma mia figlia, che invece da questo punto di vista rimarrebbe molto delusa per il fatto che non posso tenere i nipotini, non apprezzerebbe. Il medico di base apprezzerebbe. Il mio amico con cui invece tipicamente sto seduto sulla panchina non apprezzerebbe. Ci siete? Questo è un balance individuale e sono le mie norme, essendo mie, sono soggettive. E poi c'è una lettura chiara dei sistemi, e sempre sottovalutata, dei sistemi di difficoltà che si frappongono tra me e la messa in atto di un comportamento. Se io quel comportamento non lo sto mettendo in atto, tanto più se per caso ho il lontano sospetto che sia vantaggioso, vuol dire che ci vedo delle difficoltà. E se per caso tu sottovaluti quelle difficoltà, la nostra discussione si è appena interrotta. Quelle difficoltà invece, come dire, configurano degli ostacoli su cui ho bisogno di lavorare per sviluppare dei piani di superamento, qualunque essi siano. Ho la difficoltà di mettere la tuta e uscire con la tuta, perché non è decoroso, è una difficoltà se io ho quella difficoltà. Ok? Ma no, ci siete? È il più tipico errore. All'interno di questo passaggio tra motivazioni e sistemi attitudinali, sistemi normativi e sistemi di valutazione della propria efficacia, si sviluppa un'intenzione più o meno forte.
col piccolissimo problema che, diciamo, di buona intenzione è lastricata la via che porta all'inferno, perché da intenzione all'azione, ok, c'è ancora un sistema grande come una casa. Perché quanti di voi hanno avuto da giovani o da oggi l'intenzione di imparare a suonare la chitarra, ok? E non lo hanno fatto, ok? È la storia della vita di alcuni straordinari personaggi letterari, Zeno, grande di una grandezza potenziale, che ha passato tutta la vita con l'intenzione di smettere di fumare. Grandi di una grandezza potenziale lo siamo tutti. Nel passaggio tra l'intenzione e l'azione c'è un sistema diverso, in particolar modo c'è un sistema di pianificazione dell'iniziativa e di mantenimento di quell'iniziativa, che passa sostanzialmente all'interno. Sapete chi è quel signore lì? Chi conosce quel signore lì? E chi conosce questa frase? È una frase che è diventata famosa per un film, però non particolarmente bello. Quel signore è noto come King Richard, è il padre Richard delle sorelle Williams, che esattamente, e la sua frase, diciamo, nel costruire una follia, che però si realizza, come il fatto di avere Mozart e Beethoven nella stessa famiglia, come dice il film, pensare che le tue figlie possano fare l'una e l'altra questa cosa è come pensare di essere il padre di Mozart e Beethoven. E effettivamente, diciamo, la sua follia si realizza e, diciamo, dentro la sua famiglia le due sorelle Williams sono, come nella musica, Mozart e Beethoven. E diciamo, semplicemente a dire il senso complessivo di un esercizio di pianificazione è un'operazione importante che corrisponde all'identificazione di una serie di cose. Per esempio, una pianificazione dell'azione che riguarda il quando, il dove, il come dell'azione prevista. Se quell'individuo che avete di fronte, quel quando, quel come, quel dove, non lo ha pianificato, come dire, il senso complessivo della prescrizione rimane quello di un pezzo di carta. È questo il senso del counseling centrato sull'individuo, l'aiuto alla dimensione sul piano attitudinale, sul piano normativo, sul piano della autoefficacia, in funzione del livello di motivazionale previsto, fino ad arrivare a un elemento del quando, dove, come, per te quell'azione è possibile. E poi c'è un coping planning, cioè quell'elemento di anticipazione delle barriere e degli ostacoli e di progettazione di azioni alternative per superarle o aggirare quelle barriere nei confronti della messa in atto dell'azione. E dunque, diciamo, come dire, dentro questo tipo di sistema ci potete mettere una prescrizione, ci potete mettere una nuova tecnologia, ci potete mettere una comunità entro il quale quell'azione avviene, ci potete mettere un medico, ci potete mettere un educatore sociale, un educatore sportivo, ma in mezzo c'è un omino o una donnina che ha un sistema motivazionale, degli atteggiamenti, delle norme soggettive, un sistema di efficacia personale, di intenzione, dovrà pianificare un'azione prima della messa in atto di un comportamento monitorato, capace di riavere quel monitoraggio un effetto di nuovo sulla linea di comportamento. E dunque è un po' questa la storia, no? È saltato un pezzo a questa diapositiva. C'è una comunità, c'è un medico, c'è un educatore sportivo, ci sono strumenti tecnologici. Qui sotto, tra il medico e l'educatore sportivo, c'è un foglio di carta, una prescrizione scritta. Però attenzione, perché all'interno di questa cosa, in mezzo a questa rete di riferimenti, c'è quel signore o quella signora che hanno un sistema complesso che porterà a una decisione vincolante e definitiva. È il genetista che controlla l'azione sul codice genetico. È il camminatore che controlla l'azione sui suoi propri passi. Questa è la ragione per cui Craig e Watson hanno avuto vita facile e Morris ha avuto vita difficile, anche perché sostanzialmente quel signore o quella signora sono gli ultimi dimenticati all'interno di qualunque forma di discussione. Tutte le discussioni agiscono su un piano organizzativo, agiscono su un piano normativo,
agiscono su un piano istituzionale, molto poco agiscono sul sistema di costruzione di quel dialogo patient-centered o client-centered, se la mettiamo dal punto di vista dell'educatore sportivo, che riguarda non il modo del medico o dell'educatore di vedere quei sistemi motivazionali, ma il modo dell'utente che dovrà mettere in atto quella decisione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione che avete voluto dedicarmi.